Ciao Gene! Ciao Matte. Il presidente del CONI Malagò ha affermato sarà un caso, però intanto tutti gli sport hanno preso decisioni differenti rispetto al calcio. Ma Malagò può dire quello che vuole, però l'ha detto bene Immobile. Non capisco perché una persona possa andare per un parco a fare jogging, un calciatore di Serie A in un iper controllato centro sportivo, non posso cominciare a fare quello che deve fare, cioè una preparazione atletica importante, sufficiente per ritornare a posto in forma. Rakitic, il centrocampista del Barcellona, ha affermato: sono disposto addirittura a contagiarmi pur di ricominciare a giocare. Ma Rakitic io lo conosco bene perché mi ha venduto la macchina. Devo dire che Rakitic ha sbagliato stavolta e credo che non gliela pagherò la macchina perché ha detto una stronzata inenarrabile. Tu qualche anno fa sei andato vicinissimo o sbaglio all'esordio in Serie A con il Parma di Ranieri? Dovevo debuttare l'ultima giornata, ma purtroppo il Parma si salvò all'ultima giornata con l'Empoli e io non potei esordire. Ero regolarmente tesserato, percepivo lo stipendio. Venne fuori proprio che il fallimento del Parma fu causa mia, fu causa del mio ingaggio. Infatti il Parma purtroppo mi ingaggiò non potendolo fare e io fui la causa del fallimento del Parma. Sei ancora contrario all'utilizzo del VAR oppure ti sei ricreduto? Assolutamente contrario all'utilizzo del VAR perché sono per il calcio tradizionale, il calcio fatto di furbizia. Non è possibile che uno, dopo che ha segnato, si è tolto la maglietta, si trovi dopo 10 minuti a vedere annullato il gol. Questo non è assolutamente intollerabile. Hai sempre avuto un debole per Cassano, no? Da giocatore, però il tuo idolo è ancora Savicevic, sbaglio? Savicevic è più che un idolo, ormai è un fratello perché è un fenomeno, è stato un fenomeno. Cassano, cioè io da giocatore che ha praticato il calcio e che sa valutare il gesto tecnico, per me Cassano è uno di quelli che ti faceva andare allo stadio, avercene di giocatori. Gene, grazie, a presto. Grazie a te, Matte, ciao, Ciao, ciao. ciao.